È stata la sala d'annunzio dell'Aurum a ospitare questa mattina la commemorazione per il 170° anniversario della fondazione della Polizia di Stato. A fare gli onori di casa a Pescara il questore Luigi Liguori. Alla presenza del prefetto Giancarlo Di Vincenzo e dei vertici delle altre forze dell'ordine, presenti e schierati gli uomini e le donne di tutte le specialità del corpo. Ha detto bene, ricorrenza e commemorazione. Quest'anno non abbiamo il cipiglio di fare festa perché siamo nella fase finale di una pandemia particolarmente cruenta e si affaccia una stagione di instabilità economica, un'instabilità politica, addirittura ci sono delle guerre, ecco perché siamo in questo momento, non siamo nei nostri luoghi ideali, nelle nostre agorà, nelle nostre piazze. Abbiamo voluto celebrare, perlomeno a Pescara, in questo luogo più raccolto, senza festeggiare, ma dobbiamo commemorare, perché 170 anni di storia sono importantissimi per il paese, sono importanti per la polizia, quindi abbiamo voluto dare qualità a questa ricorrenza. Per esempio ci troviamo in questo momento sulla scena di un crimine, non c'è il tipico stand della polizia scientifica in cui mostrano le tecnologie, ma qui c'è il luogo di un delitto, dove ci sono dei sospettati, ci sono degli autori e i nostri investigatori della polizia scientifica possono ai visitatori, per esempio, spiegare chi ha commesso questo delitto tra i sospettati. Questa è una delle novità. C'è un anno di polizia, c'è un docufilm in cui spiega tutto quello che la Questura di Pescara ha fatto in quest'anno. Ci sarà il premio al cittadino virtuoso perché noi siamo la polizia dei cittadini e i cittadini quando collaborano deve essergli riconosciuto perché noi lo facciamo per dovere di esporci al pericolo di collaborare. Loro lo fanno per dovere civico e quindi io sento il dovere di rinunciare magari a qualche encomio per qualcuno dei nostri, l'ha fatto volentieri e abbiamo dato spazio ai cittadini. Abbiamo dato spazio alle scuole che esprimono in qualche maniera territori difficili, l'abbiamo voluti qua le scuole di Rancitelli, le scuole di Via Tavola, le scuole di Montesilvano, ecco c'è tanto in questa commemorazione, poi ci sarà anche un bilancio. Io dal 2014 che faccio il questore, dal 2014 che do riconoscimenti ai cittadini virtuosi nel territorio, erano stati scelti 3 cittadini in questa provincia, ne è stato aggiunto uno proprio nella giornata di ieri, che è il tassista che ha collaborato con la Polizia di Stato ed ha collaborato nel senso che ha eseguito gli ordini che l'ufficiale di Polizia Giudiziaria di Pubblica Sicurezza in quel momento gli stava dando, quindi ha avuto una condotta legittima e noi diamo un riconoscimento anche a questo cittadino. Però ecco, non enfatizziamo troppo certe posizioni perché poi alla fine viene ad essere sminuito il lavoro, quello del vero, quello degli investigatori, che è stato veramente, secondo me, in questo momento, in questa particolare circostanza, la Polizia di Stato ha mostrato tutta la sua efficienza. Di questo sono orgoglioso e spero che lo sia anche la città di Pescara. È fatto riposo.